Ciao ragazzi, oggi proviamo a fare un lavoro abbastanza semplice, sempre prendendo come soggetto o un frutto oppure una verdura. In questo caso ho scelto il pomodoro, ok? È abbastanza semplice. Prendiamo la nostra solita matita, dunque scegliamo un po' questa, guarda caso. Allora, facciamo la nostra costruzione. Così che da decidere dove mettere il nostro pomodoro, bene? Di solito questa linea orizzontale aiuta molto perché dovrebbe in pratica dirci che è la fine del nostro tavolo, comunque diciamo del posto dove è appoggiato, ok? E dove in pratica noi collocheremo il nostro pomodoro. Infatti lo andremo a mettere poco davanti, dandogli un minimo di curvatura, come vedete. Cerchiandolo un attimo per collocarlo, magari scelgo anche altre matite così mi diverto di più, colorate sempre, e incomincio a seguirne i vari movimenti di queste linee curve, vedete? Ok? Io parto da qua in modo particolare. Vedete che se ne frappone un'altra. Di curva, di linea curva, curvilinea, linea curva, chiamatela un po' come pare. Ok? Quindi seguo proprio tutto il movimento, a che incontro? E quindi vado anche a aggiustare quello che prima avevo fatto, in realtà era forse esagerata come cerchio. In realtà vedete che poi è tutta una questione di riaggiustamenti, quindi qui mi va benissimo anche farlo così più piccino questo pomodoro, mentre prima mi era un po' troppo allargata. Ok? Riuscite a vedere? Vedete che qua poi mi ricongiungo più o meno a quella all'andamento che avevo fatto prima. Comunque toccatele anche le vostre cose, più che altro per capire bene dove sono i segni, dove sono le curve. Questo vi può aiutare a cominciare a guardare bene come sono fatti gli oggetti invece di, ecco, adesso mi stavo cambiando punto di visione, oddio. Guardandolo bene riusciamo anche a capire come magari dove andiamo a sbagliare, ok? Ci ricorreggiamo e ci rimettiamo in linea le varie situazioni, ok? Magari con un'altra matita andiamo a farci anche questi. Io come al solito gli occhiali non li ho messi, va bene. Quindi vedo quel che vedo. E vado a seguire tutte le linee che compongono anche queste cose, guardando bene dove arrivano, tipo questo, per esempio, è più lungo di come l'avevo disegnato io. Adesso me lo risistemo. Qui coincide con questa, ok? Bene, ora iniziamo a dipingere. Cerchiamo questo colore qua. Questo colore è un bel rosso arancio, che ne pensate? Allora vado a cercarmi i vermigli e i carmini. Vedete che io li metto, ce l'ho vicini e me li mischio praticamente già in questa bellissima tavolozza. Ok? Dopodiché lo vado a collocare dove incomincio già a vedere che è più intenso e più scuro, cioè dove c'è praticamente l'ombra, vedete? Ok? E dove dopodiché dovrò sfumare. Tolgo quindi via un po' di colore, un po' d'acqua e vado a sfumarlo. Ricordandomi sempre di dover ovviamente tenere i nostri chiari che sono qua, vedete le luci, quindi quando poi sfuoco cerco di lasciare possibilmente anche dei bianchi.
un lavoro fatto sempre in velocità, ovviamente, ma poi vi abituerete ad andare anche veloce. Guardate che non abbiate paura diciamo, all'uso dell'acqua. Non vi preoccupiate troppo di quanta acqua mettete. Ok? Vado, vedete, a cercare punti di ombra. Mi inframmezzo qua. Sciacquo sempre via. Il mio fazzolettino, che è importante da tenermi sempre vicino per eliminare l'acqua in eccesso. Vedete? Così che da poter sfumare bene. Ok, adesso andiamo a fare la prossima parte della fogliolina. Adesso con le nostre matitine colorate, soprattutto acquarellabili, ricordate, proviamo ad andare a vedere che verdi e che grigi abbiamo lì in mezzo. Quindi sì, già che ci sono, io partirei proprio da un grigio. Allora, un grigio che, vedete, collochiamo nel punto più in ombra. In pratica sto andando a fare queste ombre qui, le vedete all'interno? E lascio, ascoltate bene, le parti chiare, che sono queste in luce, le vedete? Ok? Vado come a fare la parte, diciamo, negativa. Ok? Con questo grigio, eh? Guardate qua. Ok, adesso ancora qua, perfetto. Cioè, perfetto, vabbè. Comunque diciamocelo ogni tanto perfetto, che non ci fa mica male. Ora il grigio, poi magari ci aggiungo anche un po' di marroncino. E magari anche un po' di verdino. Ok? Ora tutto questo lo dobbiamo sciogliere con l'acqua. Bagniamo il pennello. Non abbiamo paura di bagnarlo. Anche se in realtà in questo caso un pelo d'acqua lo dobbiamo togliere. Perché? Perché stiamo facendo una cosa precisa. Sottile e precisa qua, vedete? Dove avevamo già noi mischiato prima i colori con la matita, si sciolgono. E io sto sempre attenta a lasciare i pezzi bianchi, perché poi vedete come vengono fuori. Se abbiamo l'accortezza, ovviamente, di lasciare i bianchi, perché sennò no. Ok, dopodiché facciamo con il pennello un po' più grande, andiamo a fare la parte bassa del nostro pomodoro, cioè la parte dove è appoggiato, ok? Questo possiamo farlo con diverse tecniche, o con i nostri acquadrop, oppure possiamo farlo anche con le nostre cere acquarellabili. Questo colore potrebbe essere simile, e allora perché no non usare qualcosa di diverso? Con la cera acquarellabile io mi avvicino molto a dove è appoggiato il nostro pomodoro. Cerco di essere anche un po' incisiva, di premere comunque bene, perché premendo ovviamente il colore dopo si scioglierà ancora meglio, il tono sarà molto più intenso. E come vedete, appiattisco completamente la nostra cera acquarellabile. Ricordo che queste cere acquarellabili così grosse, non so se le riuscirete a ritrovare della Carandage, se le producono ancora, però di sicuro le producono più piccoline, cioè più sottili. Più diciamo la portata di mani piccoline da bimbo, ma sono comunque sempre molto buone. Vedete che tenendolo
tenendolo comunque orizzontale rispetto al vostro piano di lavoro, otterrete questa sorta, insomma, quasi un gessetto, no? C'ha il colore di... che è bello lasciato anche così, non è detto che dobbiamo per forza acquarellarlo. Ma se lo acquarelliamo adesso vedrete come si ottiene, come si scioglie comunque molto bene. Potete sia utilizzare un pennello tondo, morbido sempre, mi raccomando, oppure, adesso mi allungo un pochino, e vado a prendere magari anche una pennellessa o comunque, sì, è esagerato dire pennellessa, comunque un pennello piatto ma molto morbido, vedete? Guardate che sia sempre molto morbido, altrimenti per l'acquarello non va bene, sono sporcato. Allora, e sempre tant'acqua. Mettendo tant'acqua, vedete, io sempre mi avvicino al nostro pomodoro. Ok. Vedete come risulta molto molto intenso. E poi si può anche lasciarlo un po' andare così, non è detto che dobbiamo farlo per forza, acquarellarlo per forza tutto, perché è bello anche questa cosa che lascia così un po', diciamo, sì, come se fosse quasi un gessetto, un carboncino, no? Rimane un po' matitoso. E poi, volendo, possiamo fare un fondo che ci piace a noi, magari utilizzando sempre un colore a contrasto. Guardate che bello che questo rosso magenta. Io direttamente lo vado a prendere col pennello, vedete? Poi ci giro intorno al nostro pomodorello, pomodoro bello. Ecco qua, vedete? Così bianchi sono rimasti bianchi, perché siamo stati attenti a lasciarli bianchi. Ok. Oggi abbiamo terminato il nostro pomodoro, ora me lo firmo anche. Allora, vi ricordo di seguirmi sempre sul mio canale YouTube e di iscrivervi. E il mio sito, vi ricordo che è www.artisticomonicamarcinaro.it. E ovviamente seguitemi anche su Instagram e su Facebook con la mia pagina sia Monica Marcenaro che Bottega d'Arte Monica Marcenaro.